Un'altra conferenza. Sì, il gruppo della libertà di Oxton vuole che vada a predicare da loro domenica. Ma chi sono? Anarchici comunisti, credo. Ah, bisogna proprio essere anarchici comunisti per non sapere che un pastore non è libero la domenica. Dica loro che vengano in chiesa se vogliono sentirmi predicare. Mi farà bene. E che sono libero soltanto il lunedì e il giovedì. Hai il diario? Sì. Che cosa abbiamo lunedì prossimo? Circolo radicale di Tower Hamlet. Oh. Giovedì? Lega inglese per la restituzione della terra. Poi? Compagnia di San Matteo lunedì, Partito Indipendente sezione di Greenwich giovedì, lunedì Federazione Socialdemocratica sezione di Milan, giovedì prima classe della Cresima. Forse è meglio scrivere agli anarchici di Oxton che lei non ci può andare. Non sono che una mezza dozzina di bottegai, ignoranti e presuntuosi, e fra tutti non saprebbero mettere insieme neanche 5 scellini. Badi, signorina Prossi, sono i miei prossimi parenti. Suoi parenti? Certo. Abbiamo lo stesso padre, su, in paradiso. Oh, è tutto lì? Perché non ci crede? Lo dicono tutti e nessuno ci crede. Nessuno. Insomma, signorina Prossi, cerchiamo di trovare un giorno libero per questi bottegai. Il 25 fino all'altro ieri era libero. Impegnato. La società Fabiana. Oh, il 28? Pranzo ufficiale. È invitato dalla compagnia dei fondatori. Ecco, benissimo, non importa. Invece che andare dalla compagnia dei fondatori, andiamo al gruppo della libertà di Oxton. Sempre in ritardo, vero Alessandro? Sempre in ritardo. Purtroppo, come vorrei riuscire ad alzarmi presto la mattina. Veglia e prega, veglia e prega. Lo so, ma come posso vegliare e pregare se dormo? Non è vero, signorina Prossi? Signorina Garnet, Proserpina Garnet, prego. Chiedo scusa, signorina Proserpina Garnet. Oggi le toccherà lavorare per due. Perché? Il perché non ha importanza. Le farà bene guadagnarsi la cena una volta tanto prima di averla mangiata, come faccio io. Via, non si gingilli. Avrebbe dovuto cominciare il suo giro più di mezz'ora fa. Dice sul serio, dottor Morelli? Sì, oggi mi gingillo io. Lei? Ma se non sa neanche come si fa. No, voglio avere tutta la mattinata per me. Aspetto mia moglie, l'aspetto per le 11:45. Ma torna di già, coi bambini. Credevo si trattenessero fuori sino alla fine del mese. Beh, infatti viene solo per un paio di giorni per prendere degli indumenti di lana per Jimmy e per vedere come ce la passiamo senza di lei. Ma... dottor Morelli, se è vero che Jimmy e Fluffy hanno avuto la scarlattina, crede che sia prudente? Che sciocchezze. Non hanno avuto la scarlattina, hanno avuto solamente la rosolia. L'ho portata io dalla scuola di Pickrop Street. Un pastore è come un medico, deve affrontare l'infezione. Come un soldato le pallottole. Prova a prendere la rosolia se ci riesci. Avresti la fortuna di essere curato da Candida. Com'è difficile capirla quando parla di sua moglie. Trovo una donna che ti voglia bene e capirai. Vedi, è un modo di prendere un assaggio del meglio finché siamo sulla terra che troveremo in cielo. Guariderebbe lei, sai, dal vezzo di gingillarti. Un uomo giusto ha il dovere di ripagare ogni ora di felicità con un buon turno di lavoro sodo a beneficio della felicità del suo prossimo. Non abbiamo il diritto di consumare la felicità senza produrla, così come non abbiamo il diritto di consumare la ricchezza senza guadagnarla. Trovati una moglie come Candida e sarai sempre in ritardo con i tuoi pagamenti. Com'è buono. Che anima retta, affettuosa. Ah! Un uomo dovrebbe saper voler bene alla propria moglie senza farsi ridere dietro ogni volta che ne parla. Signorina Prossi. Candida qui, Candida là, Candida dappertutto. Chiunque perderebbe la testa a sentirlo farneticare in tal modo ridicolo a proposito di una donna soltanto perché ha dei bei capelli e un personale discreto. Non supponevo davvero che lei provasse avversione per la signora Morelli. Io non provo nessuna avversione per lei, le sono affezionata e posso apprezzare le sue vere qualità assai meglio di qualsiasi uomo. Non mi crede? Lei pensa che io sia gelosa. Ah, come conosce bene l'animo umano lei, dottor Alessandro Mill. E come conosce bene la debolezza della donna, vero? Com'è bello essere uomo e avere un intelletto così fine e perspicace, anziché dei semplici turbamenti come abbiamo noi donne. Carino da parte vostra pensare che noi non spartiamo le vostre delusioni amorose soltanto perché siamo tutte gelose le une delle altre. Signorina Prossi. Se voi donne sapeste indagare nella forza dell'uomo come indagate nella sua debolezza, il problema femminile non esisterebbe più. Dove gliel'ha sentito dire questo, Amorel? Non può averlo pensato lei. Non è abbastanza intelligente. Verissimo. Io non mi vergogno di dovergli questo come gli devo tante altre verità spirituali.
Lo ha detto alla conferenza annuale della Federazione Liberale della Donna. E mi permetta di soggiungere che per quanto esse non l'abbiano apprezzato molto, io che ero soltanto un uomo, l'ho apprezzato moltissimo. Senta, quando parla con me, mi esponga le sue idee, non quelle di lui. La figura più meschina la fa quando cerca di imitarlo. Sempre il solito, Giacomo? L'ultima volta che è stato qui, circa 3 anni fa, lei ha detto la stessa cosa un poco più francamente. Le sue precise parole sono state sempre il solito cretino, Giacomo? Beh, sì, può darsi, ma non dicevo per offendere. Per un pastore la cretineria è quasi un privilegio, anzi, nel suo mestiere è un vantaggio. Sì, ma io non sono venuto qui per invangare vecchie diatribe, sono venuto solo per dirti che il passato è passato. E 3 anni fa mi hai giocato un tiro birbone, Giacomo. Mi hai sfilato di tasca un contratto e quando io con parole tonde ti ho fatto capire che c'ero rimasto male, tu mi hai messo contro la mia figliola. Ma io sono venuto a fare la parte del buon cristiano. Giacomo, ti perdono. Lei crede che io abbia dimenticato la sua richiesta per rifornire di indumenti il ricovero di mendicità? Oh, beh, ma io facevo gli interessi dei contraenti, la mia richiesta era la più bassa di tutte, non lo puoi negare. No, certo, la più bassa, perché lei pagava peggio di qualsiasi altro datore di lavoro, una paga da fame, anzi peggio di una paga da fame, alle donne che confezionavano gli indumenti. E quelle donne erano della mia parrocchia. Io ho svergognato le patronesse che accettavano la sua richiesta. Ho svergognato i contraenti che gliela lasciavano fare. Ho svergognato tutti salvo che lei. Io mi domando con che coraggio si presenta in casa mia a offrire il suo perdono a me, a parlare di sua figlia a me. No, calma. Giacomo, non arrabbiarti per così poco. Ho riconosciuto di aver avuto torto, non ti basta. Ha aumentato le paghe? Sì. Quanto? Ah, sono diventato un principale modello. Non impiego più le donne, le ho buttate fuori tutte, adesso faccio tutto a macchina. Nessuno prende meno di mezzo scellino l'ora e gli specializzati pigliano la paga del sindacato. Adesso, che ci hai da ridire? È incredibile. C'è più gioia in cielo per ogni peccatore che si pente che... Signor... Le chiedo scusa con tutto il cuore per aver pensato male di lei. Davvero. Adesso si sente meglio, che è cambiato. Su, lo confessi, è più felice. Si vede che è più felice. Sarà, se lo dici tu. Oh, d'altra parte i miei contratti sono andati bene anche al municipio, Non c'era niente da fare con quelli se non davo le paghe che volevano loro. Maledetti, sono un branco di attaccabrighe, cretini. Ecco quello che sono. È per questo che ha aumentato le paghe, vero? Ah, e per cos'altro avrei dovuto farlo? Tanto per gli operai finisce tutto in sbornia e puzza sotto al naso. Certo, per te va bene, Giacomo, tu vai sui giornali, diventi un grand'uomo. Ma non pensi al male che fai cacciando denaro nelle tasche dei lavoratori che non sanno come spenderlo e togliendolo a quelli che saprebbero benissimo cosa farne. Insomma, signor Burgess, che cosa vuole da me? Io non posso fingere di credere che lei è venuto qui solamente per un sentimento familiare. Ah, sì, ma sentimento familiare, nient'altro. Senta, Burgess, vuole essere il benvenuto in questa casa come lo era prima che perdesse quel contratto? Ma certo, Giacomo, certo. Allora, ma perché non si comporta come si comportava prima? Che vuol dire? Glielo spiego subito. Lei... una volta mi considerava un giovane cretino. Sì, è la verità. Come io la consideravo un vecchio lazzarone. Sì, anche questa è la verità. Però andavamo d'accordo benissimo. Dio aveva fatto di lei quello che io chiamo un lazzarone, come aveva fatto di me quello che lei chiama un cretino. No, certo, è così. Però non tocca a me, vero, discutere l'opera sua. Né in un caso né nell'altro. Ora, finché lei si presenta in casa mia come un lazzarone integro, convinto, che difende il suo operato, anzi ne è orgoglioso, lei è il benvenuto. Però io non posso sopportare che lei venga qui come a piagnucolare, come un datore di lavoro esemplare, un uomo convertito quando non è altro che un apostata, il quale si è rivoltato la gabbana solamente per arraffare un appalto dal municipio. Io amo le persone fedeli a se stesse, anche nella scellerataggine.
E adesso prendo il cappello e se ne vada, o mi dia una buona e farabutesca ragione del suo desiderio di essere in amicizia con me. Va bene, allora, dato che tu vuoi che non ci siano fra noi pesi sullo stomaco, io ti dirò che sì, d'accordo, una volta io pensavo che tu eri un cretino. Però poi mi sono reso conto di essere rimasto un po' indietro coi tempi. Oh, adesso sì che parla sincero. I tempi sono cambiati, Giacomo, molto più di quanto io pensassi. 5 anni fa chi aveva un po' di giudizio non se lo sarebbe neanche sognato di stare ad ascoltare quello che predicavi tu. Anzi, io addirittura trovavo strano che ti lasciassero predicare. Ma oggi, se qualcuno volesse scommettere contro di me che un giorno diventerai vescovo, beh, io avrei paura di perderlo. Cominciate a comandare tu e la tua cricca. Me ne sono accorto. Sì, sì, prima o poi dovranno porci rimedio, oppure trovare il sistema di chiudervi la bocca. Ma con ti fatti l'hai pensata bene, Giacomo. Per un tipo come te il sistema tuo è quello che alla fine rende di più. Candida! Oh, avevo pensato di venirti a prendere alla stazione. Buongiorno, Candida! Papà! Giacomo ed io siamo venuti ad un'intesa onorabile. È vero, Giacomo? Sì, altro che intesa, mi ha fatto fare tardi. Ma come hai fatto per i bagagli, amore mio? Non ero sola. Eugenio è venuto a trovarci. Abbiamo fatto il viaggio insieme. Eugenio? Sì, sta lottando con i miei bagagli, povero ragazzo. Anzi, vai tu, caro, vai, sennò paga lui la carrozza e non voglio. Dunque, papà, come vanno le cose da te? Candida, non si può vivere in quella casa da quando non ci sei tu. Dovresti venire qualche volta a dare qualche consiglio alla donna di servizio. Senti, ma chi è questo Eugenio che è venuto con te? Eugenio è una delle scoperte di Giacomo. Il giugno scorso l'ha trovato che dormiva sotto un ponte. Sì, il solito straccione. No, questa volta ti sbagli, papà. Eugenio non è il solito straccione. Che cos'è, un pari d'Inghilterra? Quasi. È il nipote di un pari. Davvero? Sì, quando Giacomo l'ha trovato sotto il ponte aveva in tasca un assegno a una settimana di 55 sterline. Credeva di non poterlo riscuotere prima della scadenza ed era troppo timido per chiedere un prestito. È un ragazzo tanto caro, sai. Gli vogliamo molto bene. Mio suocero, il signor Burgess. Il signor Marshbeck. Felice di conoscerla, signore. Ah, piacere, piacere, molto piacere, signor Marchbanks. come si sente con questo tempo, eh? Spero che lei non si faccia mettere in testa delle idee sciocche da Giacomo, eh? Idee sciocche? Lei allude al socialismo? No, stia tranquillo. Bravo. Beh, io bisogna proprio che me ne vada, niente da fare. Lei fa la mia strada, signor Marchbanks? Che strada fa? Io vado alla stazione di Victoria Park. C'è un treno che parte per la città alle 12.25. No, io spero che Eugenio rimanga a colazione con noi. No, io... No, prego, faccia pure. Io capisco che lei voglia restare a colazione da Candida. Spero però che una sera verrà a cena con me al mio circolo, alla Fondazione dell'Uomo Libero a Norton Folgate, eh? La ringrazio, signor Burgess. Se non sbaglio, Norton Folgate è nel Surrey, vero? Prendi il tuo treno, papà, se non te ne vai via subito. Torna nel pomeriggio a dire al signor Marchbanks dove sta il tuo circolo. Oh, questa è bella! Io non ho mai conosciuto nessuno che non sappia dov'è Norton Folgate. Ah. Mi scusi, signor Marchbanks, io spero che una persona come lei non farà caso ai miei scherzi. Prego. Addio, Candida, ci vediamo più tardi. Salve, Giacomo. L'accompagno, Burgess. Allora, Eugenio, che ne pensa di mio padre? Non so, l'ho appena conosciuto, ma mi sembra un signore molto gentile. E andrà a cena con lui al suo circolo, vero? Sì, se le fa piacere. Ma lo sai, Eugenio, che lei è un gran buon ragazzo, con tutte le sue stranezze. Se avesse riso di mio padre non me ne sarebbe importato. Però adesso che è stato carino con lui le voglio anche più bene. C'era qualcosa da ridere? No. Mi è sembrato che dicesse qualcosa di buffo. Ma mi sento sempre a disagio quando ci sono estranei. Non capisco mai gli scherzi. Mi rincresce davvero. Povero piccolino. Stamani è anche peggio del solito.
Perché era tanto triste mentre venivamo qua in carrozza? Non era niente. Pensavo a quanto avrei dovuto dare al vetturino. Sì, sì, lo so che è tanto stupido. Ma lei non sa il terrore che mi fanno certe cose. Mi impressiona trattare con degli estranei. Ma è andata benissimo. Sì, era tutto raggiante. E si è cavato il cappello di testa quando Morelli ha offerto 2 scellini. Io ero sul punto di offrirgliene 10. No! Oh, santo cielo! Giacomo! Giacomo, figurati che stava per dare 10 scellini al vetturino. 10 scellini per 3 minuti di strada. Oh, santo cielo! Non gli dia retta, Eugenio. L'istinto di pagare troppo è un istinto generoso, migliore dell'istinto di pagare troppo poco. È anche meno comune, poi. No. Viltà, incompetenza. Ha ragione la signora Morelli. Si capisce che ho ragione. Adesso devo lasciarlo un po' con Giacomo. Lei è troppo poeta, immagino, per farsi un'idea delle condizioni in cui una donna trova la casa dopo 3 settimane di assenza. Mi passi lo scialle. Adesso mi metto il mantello sul braccio. Ora l'ombrello. E adesso la borsa e i guanti. E adesso mi apro la porta. Lei, Eugenio, naturalmente rimane a colazione con noi. Non devo. Voglio dire che non posso. Vuol dire che non vuole? Grazie, mi piacerebbe davvero. Ma... Ma. Se le fa piacere, rimanga. Se è timido, invece, se ne va a fare una bella giratina nel parco, scrive versi fino all'una e mezza, poi torna a casa e si fa una buona mangiata. La ringrazio davvero, signor Morel, ma proprio non devo. La verità è che la signora Morel mi ha detto di no. Eh? Ha detto che non pensava che lei mi avrebbe invitato a colazione, ma che anche se l'avesse fatto, in realtà non desiderava che io accettassi. Ha detto anche che avrei capito, ma non capisco proprio. La prego, non le dica che gliel'ho detto. No. Ah, è tutto qui. Beh, vede, mio caro figliolo, in un matrimonio felice come il nostro c'è qualcosa di molto sacro nel ritorno della moglie a casa. Ma un vecchio amico, un'anima veramente nobile, non è mai di troppo in queste occasioni. Capisce? No? No. Insomma, Candida pensava che io avrei preferito non averla qui oggi, ecco. Ma si sbagliava perché io le voglio molto, molto bene, figliolo. E mi fa piacere che lei si renda conto di persona di... Sì, insomma, di quanto è felice un matrimonio come il mio. Felice il suo matrimonio. È convinto? Sì. Ah, sì, lo so. La Rochefoucauld diceva che ci sono matrimoni convenienti, ma nessun matrimonio riuscito, vero? Bene, lei non può sapere quanto sia consolante smentire ogni giorno, fino in fondo, un bugiardo roboante, un cinico marcio come quello. E via, adesso, a scrivere versi nel parco. E non è mezzo in punto. Guardi che non aspettiamo mai nessuno, mi raccomando. Non è possibile. Bisogna che io chiarisca tutto. Chiarisca che cosa? Signor Morel, c'è qualcosa che deve essere chiarito fra noi. Va bene, figliolo, ma adesso? Adesso? Sì, adesso, prima che lei esca da questa stanza. Ma io non esco, veramente pensavo che uscisse lei. Va bene. Si siede. Allora, mi dica. Di che cosa si tratta? E non mi guardi con tanta superiorità. Lei si crede più forte di me, vero? Ma badi, che se ha un cuore in petto, io glielo spacco con una pugnalata. Ah, va bene, figliolo, va bene. Tiri fuori il pugnale. Prima di tutto. Sì, prima di tutto. Io amo sua moglie. Certo. Mi sembra naturale. Tutti si innamorano di Candida, non possono farne a meno. A me fa piacere, sa?
Ma senta un po', Eugenio, ma lei crede davvero che il suo sia un caso che valga la pena di discutere? Lei non ha ancora 20 anni, mia moglie ne ha più di 30. Il suo non le pare molto che somiglia a un amore da vitellino. Ma come osa dire questo di lei? Lei pensa così dell'amore che sua moglie ha ispirato? Ma non capisce che la insulta? Come la insulto? Badi, Eugenio, attento, eh? Io ho avuto pazienza e spero di averne ancora. Non mi costringa a dimostrarle un'indulgenza che dimostrerei per un bambino. Su, sia uomo. Ma lasciamo andare queste litanie. Mi inorridisce pensare a quante ne ha subite sua moglie. Negli anni in cui l'ha egoisticamente e ciecamente sacrificata al servizio della sua vanità. Lei, proprio lei. Lei che non ha un pensiero, un senso in comune con sua moglie. Sembra che Candida l'abbia sopportato piuttosto bene. Figliolo mio, lei sta facendo una figura ridicola. Eh sì, molto ridicola, glielo dico chiaro e tondo per il suo bene. Ma perché? Lei crede che io non lo sappia? Lei crede che le cose per cui si fanno delle figure ridicole siano meno vere e meno reali delle cose in cui dimostriamo buon senso? Sono le più vere. Sono le sole cose che siano vere. Lei è sempre molto gentile, è sempre molto assennato e moderato nei miei confronti, perché capisce che per sua moglie io faccio una figura ridicola. Ecco, il signore che era qui poco fa, non dubito che sia molto saggio a proposito del suo socialismo, perché vede che lei ci fa una figura ridicola. Ma questo prova forse che lei ha torto? E la sua compiacente superiorità su di me prova forse che io ho torto. Ma Marchbanks, un demonio gli ha messo queste parole in bocca. È facile, sa. Tremendamente, spaventosamente facile scrollare la fede di un uomo in se stesso. Avvantaggiarsene poi per stroncare la sua anima è opera del demonio. Badi a quello che fa, badi a quello che fa. Lo so. Lo faccio apposta. Le ho detto che l'avrei pugnalata. Mio caro Eugenio, mi ascolti. Io ho fiducia e speranza che lei un giorno sarà felice come lo sono io. Lei lavorerà, lei si sposerà. Lavorerà con tutta la sua forza, con tutto il suo coraggio, perché ogni angolo della terra sia felice come la sua casa. Lei un giorno sarà uno dei creatori del regno dei cieli in terra. E chi lo sa, forse lei sarà un capomastro. A dove io non sono stato che un umile manovale. Perché non creda, sa, Eugenio, che io non veda in lei, per quanto giovane sia, la promessa di poteri assai più alti di quelli ai quali io potrò mai aspirare. Già, ma questo pensiero dovrebbe farla tremare. Il pensiero che un giorno un fardello così pesante, ma un dono così grande come quello di essere un poeta, possa poggiare sulle sue spalle. Non mi fa tremare, ma tremo vedendone la mancanza negli altri. Ma allora sia d'aiuto nel destarlo questo dono negli altri, in me, e non nell'estinguerlo. E io l'aiuterò. Eugenio, aiuterò a credere che Dio ci ha dato un mondo che soltanto la nostra pazzia, soltanto la nostra ignoranza impedisce di essere un paradiso. Io l'aiuterò a credere che ogni tappa del nostro lavoro può seminare felicità per la grande messe che un giorno tutti, anche i più umili, raccoglieranno. E in ultimo, ma va di bene non per ultimo, io l'aiuterò a credere che sua moglie l'ama ed è felice nella sua casa. Marchbanks, è un aiuto di cui abbiamo bisogno, sa? Ah, sì. Ne abbiamo bisogno sempre, tanto. E lei vuol fare la parte del traditore? Lasciare che io venga sopraffatto? Ma poi è sempre così per lei, in questa casa. Una donna con una grande anima che cerca la realtà, la libertà.
invece soltanto nutrita di metafore, di prediche, di vuota retorica e rancide perorazioni. Ma lei crede che l'anima di una donna possa vivere del suo talento di predicatore? Ma Spence, lei fa di tutto perché io stenti a controllare me stesso, il mio carattere. Il mio talento, ammesso che abbia un valore reale, è come suo. Non è che il dono di trovare le parole giuste che esprimono la divina verità. È il dono della chiacchiera, signor Morel, niente di più, niente di meno. La sua abile parlantina forse ha a che fare con la verità. Sono stato alle sue riunioni politiche e le ho visto fare ciò che si chiama sollevare l'entusiasmo dei presenti. No! La verità è che lei li eccitava fino al punto di farli comportare come degli ubriachi. E le mogli? Le ho viste le mogli che li guardavano e vedevano quanto erano stupidi. Ma è una vecchia storia. C'è anche nella Bibbia. Suppongo che Re Davide, nei momenti di entusiasmo, fosse molto simile a lei. Ma nel fondo del cuore, sua moglie lo disprezzava. Vada fuori da casa mia, capito? Mi lasci Morel, se mi tocca mi ammazzo, non lo tollero! Piccolo cucciolotto pianicoloso e vigliacco, vada fuori prima che la paura le faccia venire le convulsioni! Io non ho paura di lei, è lei che ha paura di me! Ma si vede, eh? Sì, altro che, poiché sfugo la brutalità, e poiché riesco soltanto a piangere di rabbia quando vengo aggredito con la violenza, poiché non riesco a strapparle la moglie, lottando come farebbe un marinaio ubriaco, lei si crede più forte di me, ma non è così, ha torto. Io non ho, signor Morel, quello che lei chiama coraggio britannico, ma non ho neanche la vigliaccheria britannica. E soprattutto, Morel, mi senta, non ho paura del dè di un prete. Le combatterò quelle idee. Io porrò le mie idee alle sue. Non mi tocchi. Aspetti, non abbia paura, non la tocco. Quando mia moglie tornerà vorrà sapere perché lei è andato via. Quando saprà che lei non varcherà mai più la soglia di questa casa, vorrà una spiegazione anche per questo. Io non voglio addolorarla dicendole che lei si è comportato come un mascalzone. Invece glielo dirà. Deve dirglielo. Le racconti quello che le ho detto io. Le dica pure che si è comportato come un uomo forte e virile, che mi ha cacciato di casa e sono fuggito pieno di terrore. Se non glielo dirà lei, glielo dirò io, glielo scriverò. Perché vuole che lo sappia? Perché solo così mi capirà. E saprà che io la capisco. Ma badi, se le nasconderà una sola parola, se non sarà pronto come me a mettere tutta la verità ai suoi piedi, allora saprà fino all'ultimo dei suoi giorni che la appartiene realmente a me, non a lei. Addio! Va via, Eugenio? Ma santo cielo, si guardi un po'. Uscire in questo stato è davvero un poeta, non c'è dubbio. Guardalo, Giacomo. Guarda la cravatta, guarda il colletto, guarda i capelli. Fermo. Ecco. Si direbbe che qualcuno abbia tentato di strangolarlo. Ecco qua. Adesso ha un'aria così carina che tutto sommato penso sia meglio rimanga a colazione. Sarà pronto fra mezz'oretta. Ma non faccio lo stupido. Io vorrei rimanere, certo. A meno che suo marito abbia qualcosa da eccepire. Può rimanere, Giacomo, se promette di essere un buon ragazzo e di aiutarmi ad apparecchiare. Sì, certo. Credo sia meglio rimanga. Beh, sono il più felice dei mortali. Artici di Oxton che lei non ci può andare. Non sono che una mezza dozzina di bottegai, ignoranti e presuntuosi, e fra tutti non saprebbero mettere insieme neanche 5 scellini. Badi, signorina Prossi, sono i miei prossimi parenti. Suoi parenti? Certo, abbiamo lo stesso padre, su, in paradiso. Oh, è tutto lì? Perché non ci crede? Lo dicono tutti e nessuno ci crede. Nessuno. Insomma, signorina Prossi, cerchiamo di trovare un giorno libero per questi bottegai. Il 25, fino all'altro ieri, era libero. Impegnato, la società Fabiana. Oh, il 28? Pranzo ufficiale, è invitato dalla compagnia dei fondatori. Ecco, benissimo, non importa. Invece che andare dalla compagnia dei fondatori, andiamo al gruppo della libertà di Oxford. Sempre in ritardo, vero Alessandro? Sempre in ritardo. Purtroppo, come vorrei riuscire ad alzarmi presto la mattina. Veglia e prega, veglia e prega. Lo so, ma come posso vegliare e pregare se dormo? Non è vero, signorina Rossi? Signorina Garnet, Proserpina Garnet, prego. Chiedo scusa, signorina Proserpina Garnet. Oggi le toccherà lavorare per due. Perché?
Il perché non ha importanza. Le farà bene guadagnarsi la cena una volta tanto prima di averla mangiata, come faccio io. Via, non si... Un'altra conferenza. Sì, il gruppo della libertà di Hoxton vuole che vada a predicare da loro domenica. Ma chi sono? Anarchici comunisti, credo. Ah, bisogna proprio essere anarchici comunisti per non sapere che un pastore non è libero la domenica. Dica loro che vengano in chiesa se vogliono sentirmi predicare. Mi farà bene. E che sono libero soltanto il lunedì e il giovedì. Hai il diario? Sì. Che cosa abbiamo lunedì prossimo? Circolo radicale di Tower Hamlet. Giovedì? Lega inglese per la restituzione della terra. E poi? Compagnia di San Matteo lunedì, Partito Indipendente sezione di Greenwich giovedì, lunedì Federazione Socialdemocratica sezione di Milan, giovedì prima classe della Cresima. Forse è meglio scrivere agli... Con un buon turno di lavoro sodo a beneficio della felicità del suo prossimo. Non abbiamo il diritto di consumare la felicità senza produrla, così come non abbiamo il diritto di consumare la ricchezza senza guadagnarla. Trovati una moglie come Candida e sarai sempre in ritardo con i tuoi pagamenti. Com'è buono. Che anima retta, affettuosa. Ah! Un uomo dovrebbe saper voler bene alla propria moglie senza farsi ridere dietro ogni volta che ne parla. Signorina Prossi. Candida qui, Candida là, Candida dappertutto. Chiunque perderebbe la testa a sentirlo farneticare in tal modo ridicolo a proposito di una donna soltanto perché ha dei bei capelli e un personale discreto. Non supponevo davvero che lei provasse avversione per la signora Morelli. Io non provo nessuna avversione per lei, le sono affezionata e posso apprezzare le sue vere qualità assai meglio di qualsiasi uomo. Non mi crede? Lei pensa che io sia gelosa? Ah, come conosce bene l'animo umano lei, dottor Alessandro Mill. E come conosce bene la debolezza della donna, vero? Gingilli, avrebbe dovuto cominciare il suo giro più di mezz'ora fa. Dice sul serio, dottor Morelli? Sì, oggi mi gingillo io. Lei? Ma se non sa neanche come si fa. No, voglio avere tutta la mattinata per me. Aspetto mia moglie, l'aspetto per le 11:45. Torna di già coi bambini. Credevo si trattenessero fuori sino alla fine del mese. Beh, infatti viene solo per un paio di giorni per prendere degli indumenti di lana per Jimmy e per vedere come ce la passiamo senza di lei. Ma, dottor Morelli, se è vero che Jimmy e Fluffy hanno avuto la scarlattina, crede che sia prudente? Che sciocchezze. Non hanno avuto la scarlattina, hanno avuto solamente la rosolia. L'ho portata io dalla scuola di Pickrop Street. Un pastore è come un medico, deve affrontare l'infezione come un soldato le pallottole. Prova a prendere la rosolia se ci riesci. Avresti la fortuna di essere curato da Candida. Com'è difficile capirla quando parla di sua moglie. Trovo una donna che ti voglia bene e capirai. Vedi, è un modo di prendere un assaggio del meglio finché siamo sulla terra che troveremo in cielo. Guariderebbe lei, sai, dal vezzo di gingillarti. Un uomo giusto ha il dovere di ripagare ogni ora di felicità